Bene, siamo ritornati in diretta, cari congressisti di Liberi TV, un paio di comunicazioni di servizio. Allora, la prima è che sono appena scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti alla mozione generale. È scaduto il termine per la presentazione di proposte di modifiche statutarie e non sono state presentate proposte. È scaduto il termine per la richiesta del voto segreto per il rinnovo degli organi, per cui gli organi si rinnoveranno a voto palese attraverso il Google Group. Il Presidente, ci comunica due cose. La prima è che rinuncia alla sua replica, per cui non farà un intervento di replica. La seconda è che propone di, confermare la quota di iscrizione per l'anno 2014. L'iscrizione a Liberi TV a quota di 10 euro e questa sarà posta al voto come da statuto. Io devo soltanto fare non tanto una chiosa, ma siccome prima sono incappato insomma in un antipatico inconveniente che è quello che ho avuto un repentino abbassamento di voce che ha disturbato un po' il mio intervento e in appendice a quello volevo soltanto aggiungere una cosa che per me valeva la pena. Valeva la pena dire che non ho potuto fare proprio a causa di questo piccolo inconveniente che mi è accaduto in diretta. Cosa volevo aggiungere a margine e per completare un po', il mio intervento? Semplicemente questo, quello che, questa Web TV appunto si sta, trasformando. Ci stiamo avviando a quest'opera di rilancio di Web TV, di Web TV di servizio. Io ho condiviso molto anche l'intervento del nostro invitato di poco fa, di Antonio Borrelli, che ci diceva che dobbiamo meglio esplicitare il bilancio ed esplicitare nelle entrate e nelle uscite quelle che sono le attività di volontariato. Le spese vive che vengono affrontate anche di questi volontari e che vengono automaticamente donate sotto forma proprio di donazione, queste nel bilancio, sì, ha ragione, devono essere evidenziate perché fanno parte di un bilancio. Io proporrei pure la stesura di un bilancio sociale proprio della nostra Web TV. Come attività di servizio ci avvieremo anche ad offrire veri e propri servizi in quello che saranno strumenti avanzati di editing, su questo i nuovi organi dirigenti saranno chiamati ad esprimersi se avete, diciamo, già letto quella che è la proposta di mozione generale. In più, ecco, l'ultima cosa che volevo aggiungere è che abbiamo sviluppato questo know-how, di possibilità di poter svolgere un congresso, tutte le fasi congressuali esclusivamente online, garantendo tutti i diritti come se il congresso si stesse svolgendo in una sede fisica, anzi con dei vantaggi in più, quello di poter dilatare i tempi proprio del congresso, i tempi del dibattito. Adesso noi siamo pochi, siamo un'associazione con appena 39 iscritti e in più poco abituati a questo nuovo strumento che stiamo costruendo mattoncino su mattoncino, ma che però abbiamo sperimentato 2 anni fa, ulteriormente perfezionato adesso, e adesso è un know-how completo e che mettiamo a disposizione di tutti e possiamo mettere anche la nostra struttura a disposizione per fare in modo che altre associazioni possano approfittare di questo know-how e svolgere dei congressi interamente online. Gli strumenti sono già molto diffusi, appunto, internet, Skype, Google Group per quanto riguarda il voto palese, il modulo Romolini per quanto riguarda il voto segreto, di conseguenza ci sono veramente tutti gli elementi per poter svolgere un congresso, tutte le fasi di un congresso online, garantendo, tutti i diritti dei partecipanti. Questo è sicuramente un vantaggio per quelle associazioni che, vogliano, uscire dall'ambito territoriale proprio, che può essere un ambito comunale, un ambito provinciale, un ambito regionale, ma avere l'ambizione anche, diciamo, da piccola associazione, l'ambizione di essere un'associazione nazionale con iscritti, con collaboratori, con collaborazioni da tutte le parti d'Italia. E il know-how che abbiamo sviluppato è un know-how che, può servire per un'associazione
di 10 persone può servire per un'associazione anche di 10.000 persone senza nessun problema. Questo noi in un'area appunto dedicata ci ripromettiamo di metterlo a disposizione perché mi sembra un esperimento interessante. Non è l'unico esperimento, per carità, ci sono state altre associazioni che ci sono note che hanno svolto il loro congresso online, anche un'associazione importante come l'associazione Luca Coscioni, per esempio. Ma ci sono note anche esperienze di congresso online di piccole associazioni che non sono neanche andati molto bene. Quindi mi sembra che Liberi TV può anche offrire come servizio questo know-how che abbiamo sviluppato, quale, diciamo, cosa interessante, particolarità, peculiarità e speriamo possa essere colta da tanti altri attori sociali. Adesso ritorniamo al nostro ordine del giorno. Donato Volpicella mi comunica che non ci sono altri iscritti a parlare, di conseguenza entriamo nella fase di voto e a questo punto io dichiaro chiuse le iscrizioni a parlare e si è esaurita la fase di dibattito generale. Il dibattito generale che nella parte offline è stato un po' carente, ahimè, proprio perché siamo un'associazione piccola, però nei numeri più grandi darebbe la possibilità di animare veramente un bel dibattito. Allora, a questo punto ci accingiamo alla votazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. Non si vota sul rendiconto economico che è un allegato al bilancio consuntivo, per cui pregherei Donato Volpicella di mandare nel Google Group le email con l'invito a votare bilancio preventivo e riceverete un'email e bilancio consuntivo e riceverete un'email, quindi ne riceverete due, alla quale per votare si deve semplicemente rispondere all'email che avete ricevuto esprimendo il voto con termini intellegibili, vale a dire sì, oppure approvo, oppure no. Non approvo, mi astengo, esprimo il voto di astensione, insomma, non scrivete commenti, ma semplicemente esprimete il vostro voto. Allora, dal momento in cui Donato mi dà la conferma che le email sono partite, do un tempo di 15 minuti per quanto riguarda il voto, sono le 20:08, Donato mi sta scrivendo, vediamo se mi conferma. Allora, orario di chiusura del voto. Orario di chiusura del voto lo possiamo fissare, sono le 20:09, lo fissiamo nelle 20:25. Quindi adesso sospenderemo nuovamente i lavori, ritorneremo online alle ore 20:25 con il conteggio, insomma, dei voti. Andiamo a votare bilancio preventivo e bilancio consuntivo con allegato il rendiconto. Quindi Donato, possiamo chiudere la sessione in diretta, fai partire le email, ci ritroviamo alle 20:25, poi andremo avanti con l'ordine dei lavori che proseguirà esattamente con la votazione sulla proposta di quota di iscrizione. Congressisti di Liberi TV, eccoci ritornati. Allora, siamo in fase di voto, dichiaro chiusa la votazione, come se fossimo alla Camera dei Deputati, dichiaro chiusa la votazione il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo con allegato un altro documento che è il rendiconto economico. Allora, chiedo a Donato se può mandarmi i risultati del voto per cortesia. Allora, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo con allegato rendiconto economico sono stati approvati all'unanimità. Ora passiamo a una fase successiva. Il Presidente mi ha comunicato la sua proposta per quanto riguarda la quota di iscrizione per il 2014 a Liberi TV, confermando l'importo di 10 euro. Questo va posto al voto perché così dice il nostro statuto e regolamento congressuale, per cui adesso passerei ad altri due voti.
non sono state presentate proposte di modifica statutarie, per cui questo passaggio si supererà. Non sono stati presentati emendamenti all'unico documento congressuale, che è la mozione generale integrata dal programma annuale presentata dalla Presidenza e Segreteria. Per cui adesso passiamo a due voti. Per cui prego Donato di inviare, sempre attraverso lo strumento del Google Group, la richiesta di voto per quanto riguarda la quota di iscrizione proposta dal Presidente in 10 euro e la votazione per quanto riguarda la mozione generale non emendata, perché nessuno ha passato, diciamo, ha proposto emendamenti. Se le email partono, io direi che ci diamo un termine esattamente di 15 minuti, per cui alle 20, adesso risospendiamo i lavori, riprendiamo i lavori alle 20:45 con l'esito del voto. Quindi, Donato, se puoi far partire le email e puoi far ripartire gli spot, ritorniamo in diretta alle 20:45. Grazie. Bene, cari congressisti di Liberi TV, siamo di nuovo in diretta, siamo nella fase delle votazioni, per cui le fasi conclusive di questo secondo congresso. Allora, ho da Donato Volpicella, che sta gestendo tutta la parte tecnica, mi ha appena comunicato, e comunque lo vedete pure, no, lo vedrete fra poco anche nel Google Group, l'esito del voto sulla proposta da parte del Presidente per la quota iscrizione anno 2014. Proposta in 10 euro, questa proposta è stata approvata a maggioranza. Poi è stato posto in votazione con la seconda email la mozione generale presentata dal Presidente di Segreteria, questa è stata approvata all'unanimità. Adesso ci accingiamo proprio alle fasi finali del congresso, per cui abbiamo da eleggere il presidente, il segretario e il direttore della Guardini. Allora, in qualità di speaker di questo congresso, prendo la parola io a questo punto e procederemo in questo modo. Chi vuole prendere la parola, scrive un'email sul Google Group per cui chiede di intervenire per avanzare la propria candidatura, quindi autocandidatura, o per avanzare la candidatura di qualche altra persona. Io avanzerò una candidatura per il Presidente in qualità di speaker per questo secondo congresso. Avanzerò una candidatura per quanto riguarda il Presidente, il Segretario e il Direttore della Guardia. Aspetteremo qualche minuto che ci siano degli altri congressisti se desidereranno fare delle altre proposte, degli interventi in merito, dopodiché metteremo in onda le persone candidate, quindi vedremo chi accetterà le candidature, dopodiché ci saranno le liste e lì partiranno tre email, sempre sul Google Group, per eleggere il Presidente, il Segretario e il Direttore della Guardia di Finanza. Dopodiché, dopo dell'elezione, se c'è qualcuno degli eletti che vorrà fare un breve intervento, potrà farlo. Dopodiché, si chiude il secondo congresso di Liberi TV. Allora, procedo con avanzare, diciamo, la candidatura al ruolo di presidente di Liberi TV nel prossimo triennio. Ecco, in una prima fase, come abbiamo visto, c'è la norma transitoria e statutaria che ha fatto sì che le cariche durassero 2 anni per la prima fase. Adesso lo statuto entra in regime, per cui le cariche sono triennali. Io avanzo la proposta di riconfermare tutte e tre le figure, perché hanno lavorato e svolto il loro ruolo in modo assolutamente egregio e, oserei dire, impeccabile. Per cui propongo candido alla presidenza, propongo la riconferma di Riccardo Cristiano, ripropongo alla segreteria, al ruolo di segretario, la riconferma di Donato Volpicella e propongo la riconferma del direttore della Web TV, nella persona di Gianni Colaccione. Queste sono le proposte che avanza, lo speaker di questo congresso.
Adesso chiedo ai congressisti se c'è qualcuno che vuole intervenire per autocandidarsi o candidare altre persone. Facciamo scorrere un termine, restiamo comunque in diretta. Io chiuderò, diciamo, il microfono perché farò delle cose tecniche qui, quindi per non farmi sentire frusci di fogli di carta, eccetera, eccetera. Ci diamo un termine di 5 minuti, per cui entro le ore 20:50, se non ci sarà nessun altro che avanzerà altre candidature, quindi se non ci saranno richieste di intervento, a quel punto metteremo al voto il rinnovo degli organi con un termine di 15 minuti, per cui diciamo che la chiusura del voto, allora, alle 20:55 stabiliremo l'orario di chiusura della votazione. Quindi niente, io mi metto in una posizione silente, aspettiamo le 20:55 e aspetto che Donato alle 20:55 mi indichi se ci sono richieste di intervento per avanzare autocandidature o altre candidature. Bene, di nuovo in diretta, congressisti di Liberi TV. Allora, non sono stati richiesti ulteriori interventi, per cui i candidati, cioè sono state avanzate le candidature per la presidenza, la segreteria e la direzione della Web TV. Queste candidature sono state avanzate dallo speaker, chi vi parla. Rispettivamente sono Riccardo Cristiano, che è una riconferma per la presidenza, e Donato Volpicella, che è anche questa una riconferma per la segreteria, e ulteriore riconferma per la direzione della Web TV, Gianni Colaccione. A questo punto dobbiamo passare alla fase di accettazione delle candidature, quindi pregherei Donato Volpicella di mettere in onda Riccardo Cristiano, perché gli dobbiamo porre il quesito se accetta la candidatura e se poi vuol fare un breve intervento potrà farlo. Eccomi. Riccardo, benvenuto. Allora, tu stai seguendo la fase del congresso, per cui sono a richiederti se accetti la candidatura alla presidenza dell'associazione Liberi TV. Accetto la candidatura alla presidenza barra tesoreria di Liberi TV e voglio semplicemente dire che mentre sto seguendo con interesse il nostro congresso, sto anche lavorando sull'altro computer al montaggio di un video, perché alla fine noi di Liberi TV non ci fermiamo mai, però è un piacere, lo faccio con piacere. Va bene, grazie Riccardo. Se non vuoi aggiungere altro, interrompiamo il collegamento, così chiediamo anche l'accettazione degli altri. Ok. Va bene, a dopo allora, ti ringrazio molto. Donato, se puoi chiudere, ecco sì, con Riccardo abbiamo chiuso, quindi se puoi venire tu in video perché ti devo fare la stessa domanda. Allora, Vieni in video? Sei in ma video? guarda, dovrei essere in video se i miei potenti mezzi funzionano. Ah, perfetto. Allora, Donato, accetti la candidatura perché Ma poi è una quindi spero mi riconferma. sentiate. Vorrei avere conferma dalla chat. Vediamo se dalla chat ci confermano. Sì, ma mi sentite? Spero di sì. Sì, Ok, va bene. ti vedono pure. Ok, ci Allora, siamo. niente, allora, vabbè, sì, accetto la candidatura, è stata una bella esperienza collaborare con questo fantastico gruppo, colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti, da Gianni, da Marco, da Silvana, da Riccardo, ma anche tutti gli altri che hanno collaborato con noi. Li ringrazio ancora per tutto quello che hanno detto in mio favore e quindi questo mi sprona a continuare questa esperienza con grosso entusiasmo.
Bene, Donato, ti ringrazio molto, sono molto felice che hai accettato questa candidatura. Allora a questo punto ti pregherei di collegarci con Gianni Colacione, perché anche a lui dobbiamo chiedere se accetta la candidatura. Gianni? Eccomi qua. Okay. Mi sentite? Spero di sì. Allora, sì, alla domanda io rispondo volentieri. Non te l'ho fatta ancora la domanda. Ah, no, pensavo che era quella in diretta. Siamo anche in diretta. No, sto scherzando. Allora, guarda, accetti la candidatura al ruolo di direttore, che poi è una conferma? Accetto la candidatura, sono lusingato di questo, spero di fare meglio di quello che ho fatto fino adesso. L'impegno c'è, forse i risultati non sono ottimali, comunque sì, è un gruppo ottimo il nostro, una bella redazione. Spero anche, questo è un messaggio trasversale, che potremo vederci un giorno anche di persona tutti quanti fisicamente, perché comunque sì, è sempre una cosa positiva. Grazie a tutti, grazie a quello che ci hanno visto, grazie a voi e buon lavoro a tutti noi. Bene, ti ringrazio Gianni, grazie davvero. Per cui a questo punto, Donato, siamo proprio alla fase finale, di conseguenza io farei partire le email. In questo caso partono tre email, una con, quindi non ci sono candidature contrapposte, sono candidature uniche, di conseguenza il voto si esprime col solito sì, oppure con approvo, oppure con no, non approvo, oppure con astensione, mi astengo. Così come troverete nell'email stessa, troverete lì le istruzioni. Adesso partono tre email per cui si esprimerà il voto per l'elezione del presidente, del segretario e del direttore della Web TV. Ci dobbiamo dare dei tempi, sono le 21, io direi che le email possono partire e ci ritroviamo di nuovo in diretta alle ore 21:20. Alle 21:20 faremo la proclamazione degli eletti, se qualcuno degli eletti vorrà intervenire potrà farlo, e subito dopo è convocata una brevissima riunione redazione. Quindi sospendiamo i lavori per 20 minuti, alle ore 21:20 si torna in diretta, Donato può far partire le email, ti ringrazio. Allora, siamo di nuovo in diretta e siamo nella fase di proclamazione degli eletti, siamo praticamente alla fase finale di questo secondo congresso di Liberi TV e sono nelle condizioni di poter proclamare gli eletti. I candidati erano alla presidenza Riccardo Cristiano, alla segreteria Donato Volpicella, alla direzione della Web TV Gianni Colacione. Sono stati eletti tutti e tre, sono stati eletti con voto unanime, quindi complimenti a tutti. Gianni purtroppo in questo momento non c'è, abbiamo in collegamento sia Donato che Riccardo, che sono rispettivamente segretario e presidente di Liberi TV. Se volete dire due parole in conclusione di questo congresso, in modo che io poi dopo alla fine possa dichiarare la chiusura dei lavori di questo secondo congresso. Dal punto di vista tecnico è stato un successo, dal punto di vista partecipativo non è stato molto partecipato, ma va bene così, è diciamo un know-how e un'esperienza che ha funzionato assolutamente bene, per cui se volete dire due parole a voi cedo la parola. Inizio io? Sì, puoi incominciare tu. Vabbè, io ringrazio chi mi ha votato, sono contento di rinnovare questa carica che è molto importante. Marco, per favore chiudi il microfono, come ho fatto io con te prima. Bene, ok, perfetto. Sono contento di avere questa bella squadra che mi stimola ad andare avanti, faremo meglio, faremo di più. Siamo qui per altri 3 anni e sono certo che oltre a crescere a livello numerico cresceremo a livello personale, perché Liberi TV è questa bellissima esperienza continua di crescita personale e dal punto di vista informativo credo che possa essere l'occasione non soltanto per me che rinnovo la veste di presidente di tesoriere, ma per tutti gli altri che partecipano attivamente, ma che anche ascoltano Liberi TV, ad un salto di qualità sotto il profilo dell'informazione e della libertà di espressione. Quindi io ringrazio tutti e cedo
a questo punto la linea, anzi la parola a Donato Volpicello e la regia, che sono contento sia nuovamente il segretario e Gian Nicolacione nuovamente il direttore della web TV. Donato, voi... Sì, allora ringrazio anche io i votanti della fiducia che mi è stata di nuovo concessa. Ovviamente si prospettano nuovi traguardi per Libere TV, insomma spero che possiamo con questo gruppo affrontarli, anzi avere nuove prospettive. Benissimo, grazie, grazie a tutti. Allora ricordo ai componenti della direzione che ad Oras è convocata una brevissima riunione di redazione. Grazie a tutti i congressisti, grazie a tutti quelli che hanno voluto dare un contributo registrato, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, complimenti ai nuovi organi dirigenti e un grosso augurio di buon lavoro, e con questo dichiaro chiusi i lavori del secondo congresso di Liberi TV. Arrivederci a tutti. Ciao. Ciao.